Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dunque con le lobby notturne. Siamo al secondo GP di qualificazione per le Finals. Questa sera siamo in Austria, mentre Floki si dispera, ma Floki è già passato, quindi era stato invitato come riserva, ma è arrivato tardi. Buonasera Gian. Questa sera abbiamo Edo Diablo, Gian, Carmen, Retto, Asterix, Lanza, Siccio, Daniele, Gelsomino, Irwing, Kill, Minnesota, Marco Breno, Zadix, Big Chief, Mafrino, Emanuelson e Dudigno. Ovviamente, presidente è qui con noi, pilota pista e chat. Buonasera, E invece ricordiamo a tutti, buonasera Carmen, ricordiamo a tutti che i piloti già che si sono qualificati per la seconda fase non verranno conteggiati nella classifica e i migliori 7 tra i non qualificati di questa sera accederanno anche loro alla seconda fase. Ci sono Edo, c'è Tarben, c'è Dudigno, c'è Asterix, c'è Lanza, Siccio, Daniele, Irwing, Kill, Minnesota, Marco Breno, Zalex, il presidente e Mafrino. Questi sono i personaggi. Per Cavani, gli chiediamo di collegarsi domani sera, che è in arrivo il suo regalo. Tanto Retro va piano, sono un po' tutti fermi. Sì, anche Marco Breno, però si sta rilanciando adesso un'altra volta con gomma gialla. Sì, infatti no, Tarben era già al prossimo turno, era anche lui. Scusate, anche Floki era già al prossimo turno. E noi siamo con Marco, ma è un momento un po' di calma, 10 minuti dalla fine. In questo momento di calma, proprio perché c'è Cavani, facciamo vedere un finale di gara modificato. Una gara che si è corsa martedì in Adriatic con un finale interessante. Qualcuno di noi gli ha fatto un commento diverso e sopra gli ha applicato un altro tipo di commento. Andiamo subito a vederlo. Andiamo subito a vederlo. Dai, Verstappen, spinge, vai, 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 è prima. Dai, vai, vai. Vai, vai, Dio porceo, vai. Questa è la telecronaca, è tutta per voi quest'ultimo giro. Vai, vai, porco di Dio. Fia Mercedes in questo mare, vai. Toto, Toto gay. Tienilo là, tienilo là, tienilo là, porco di Dio. Così, così, così. Dai, 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 madonna puttana, dai. Spingi. È cotto, è cotto, è cotto quel coglione. È cotto, tre cur, dai, 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 gira, gira. Dai, dai, madonna merda, dai. Girala, girala, dai che sei campione, sei campione. Sì, pronto, chiamo Mercedes, si risponda. Merde, porco Dio. Sì, Dio cane, sì, porco di Dio. Sì, succhia, madonna puttana, succhia. E questa era, diciamo, la visione di Zan della gara del finale del Bahrain, appunto ricordiamo la gara dell'Adriatic di martedì, e diciamo una sua interpretazione, la sua interpretazione. Buonasera Dani, buonasera Matte Grifo. Mentre il presidente 16-0, primo settore con gomma gialla, è un ottimo settore, allora andiamo a bordo col pilota Aston Martin. Perfetto, così. Dobbiamo mettere ulteriore pressione. Fra 5 ore FPP1, infatti, fanno il post. Chi sarà sveglio? Ma noi. C'è un po' di bestemmia in questo commento, in effetti, leggera. Invece, bene qui il presidente alla corda, occhio a non prendere il taglio, 44,8. Mentre Gian è salito al terzo posto con gomma gialla, mentre tutti sono quasi andati a mettere gomma rossa, però il presidente purtroppo ha tagliato. Senza tempo anche Manfrino, mentre mancano 8 minuti. Emanuelson si ritira ai It's time to box. go dopoli. Na Si è na ritirato in na box Emanuelson, quindi nessun problema. Cioè, nessun problema. Non so perché si sia ritirato, forse vede che non si può più migliorare, ma non lo so. Strano questa scelta di Emanuelson. Andiamo on board su Irwing, no, Irwing ha tagliato e si deve rilanciare, arriva a Minnesota allora, ultime curve. Troppo poco tempo per Sì, fare un Asterix mi ha altro dato un determinato. bacino. Minnesota 4-7, sale al 13° posto. Il tempo si è annuvolato, mentre i bacini tra il presidente e Asterix
andiamo on board con Mafrino che è ancora senza tempo. Visto un podio, Kimi, Alonso, Vettel. Vai, 2013. Raikkonen era una pista che piaceva a Australia. Adesso poi bisognerà vedere questa nuova Australia con questo nuovo layout, queste quattro zone di DRS. La Red Bull favorita. Red Bull Rimaniamo. favorite. Presidente, mette le mani avanti. Le guardie in diretta alla Red FP1. Bull, io dico. Sì. Oggi Oggi sì. si fa quel che si può. Mafrino 44,7 secondo settore. Le due sì, la prima no, invece. La La prima 1 non lo si so vede più? anch'io, la seconda sicuro No, sì. le 5 è troppo presto. Troppo presto. Arriva, Due. no, Tutti Mafrino, dove bisognerebbe vai correre. lì? Presidente, vai box. Zalex, alzato il piede, Irwin tagliato, Gelsomino tagliato, Daniele tagliato, Cormac tagliato, Siccio ha alzato il piede. Team Mafrino, lo zaino sempre presente, ma Mafrino e lo zaino per ora non sono presenti loro perché Irwin è tornato in box mentre Mafrino ha tagliato nuovamente, vedremo se sarà costretto a rientrare in box. Gomme usano oggi, non mi ricordo quale ci sono in programma. Se non mi sbaglio, in Australia c'era il salto. O comunque uno dei prossimi GP c'è un salto di mescola, tipo c'è una C1, C3, C4, una cosa del genere, però non so se è Australia o uno dei prossimi circuiti. Anche Marco è andato su gomma rossa, si sta migliorando per ora solo di 80 millesimi. Ultime due curve, vediamo se trova qualcosa nell'ultimo settore. Buon largo, però sembra un giro molto soft. Marco che arriva adesso sul traguardo 1, 4 e 8, sale al 17° posto mentre Mafrino ritorna e si rilancia. Allora regaliamo il tentativo di Mafrino che è il terzo, curva 1 per Mafrino, cerca di rimanere in pista, ce la fa, si salva mentre Marco no, era Gian che si è girato in curva 1. Mafrino settore 1, 16-2, non uno dei migliori tempi. Ah, vedi che qua c'era il salto. C2, C3, C5. C2 e C3 che sono state già approvate quest'anno, C5 che è stata approvata solo ai test. Quindi diciamo che non si è ancora vista in queste due gare, vedremo come si comporterà a Melbourne. Mentre Manfrino arriva, secondo settore 45-0, non è la miglior prestazione. Anche sua è fatta segnare, ma per ora problemi di tagli prima. C2 sarebbe CC. C3 CCC. Ma solo noi che lo ascoltiamo, mentre Mafrino riesce a non tagliare, arriva sul traguardo 1 4 917, si prende per ora la 19ª posizione, mentre si è lanciato anche il presidente che senza tempo. 16-0 primo settore. Curva 3 preciso, aggressivo l'ingresso. Aver fatto di Mentre farla. Edo, che è salito in prima posizione, arriva adesso al secondo settore. Andiamo a vedere come chiude il compagno di squadra del presidente con l'Aston Martin, che è testa e coda di questa qualifica per ora. Con Edo, che è sotto di un decimo, più di un decimo, quasi due, potrebbe scendere ulteriormente. Come entra cattivo, ultime due curve, velocissimo. Edo arriva sul traguardo. Edo 1, 3, 599, migliora la sua pole position. Dudigni è salito in ottava, mentre noi eravamo anche on board col presidente. Ci torniamo. Presidente 1, 4, 200, sale al sesto posto. Grande prestazione. La strada è lunga con Mafrino alla guida anche di più. Però Mafrino non molla. Irwin intanto ha tagliato, mentre Mafrino dovrebbe rientrare in box per gli ultimi tentativi. A 2 minuti, non so se Mafrino riuscirà a fare un altro tentativo. Chi riesce a fare un altro tentativo è Zalex. Gian è tornato in box dopo l'errore. Tarben, purtroppo, scusate, ha già tagliato. Il presidente sembra ancora aggressivo. Forse si sta migliorando, andremo a scoprirlo adesso al secondo settore.
sta spingendo al massimo, e sì, è sotto di due decimi, potrebbe scendere sotto il muro dell'1,3, addirittura no, presidente! Lo abbraccio il muro. Presidente, lì è tratto di pista infame. Poi quello come caldo. Edo niente, Tarben si dovrà rilanciare, il presidente non credo abbia un altro tentativo, è quello che invece ha Corrado, che è riuscito a rilanciarsi, così come Daniele che è sotto di due decimi. Ultime due curve per Daniele, importanti, bene, qui potrebbe migliorarsi sensibilmente e lo fa, e sale al quarto posto, 1.4091. Corrado sotto di un decimo nel primo settore, rimaniamo col pilota Haas. No, Bahrain è per la finale. Per la semifinale devo ancora decidere un circuito che sarà lo stesso per tutte e tre. Cormac è sotto di 2 decimi e 33 al secondo settore. Altrimenti non sarei qui. In stazione di Nord via l'ingresso di Audi e Porsche. Porsche vicino a Red Bull, Audi partner di Sauber. Ma ci vorrebbero in più. Cormac sale al terzo posto, 1-3. 984, Diablo sotto di 25 millesimi nel primo settore, ma è qui che potrebbe aver fatto la differenza. Non la fa, 94. Ci vuoi di più per andare a prendere Edo, ci vuoi di più. Tarben lo fa e sale al secondo posto, 1.3781. Vediamo se Diablo riuscirà a riprendersi quantomeno la sua seconda posizione con Siccio davanti a lui, che gli darà un po' di scia. Corretto che si è ritirato, Diablo 1.3610. Riesce a migliorarsi, Gian si riesce a rilanciare. Daniele va in box e prenderà bandiera. Siccio si lancia, Dudigno ha preso bandiera, Asterix. Ultime due curve, non prende il taglio. Edo si ritira. E arriva anche Minnesota, Lanza 16esima, Gelsomino 15esima, però bandiera, sì, bandiera. Arriva Asterix. Ultimo giro, vediamo se riesce a migliorare la sua 12esima posizione. Lo fa e sale in settima. Sale in settima con Siccio che è sotto di 33 millesimi e quindi sta provando a migliorarsi ancora, così come Kill che è sotto di 83, ma sta arrivando Tarben. No, Tarben è alto, quindi sta arrivando Minnesota che è sotto di un decimo e fa 1.43, sale in tredicesima. Kill sotto di 83 millesimi, sale in quindicesima, rimane in quindicesima. Irving rientra in box, Zalex, andiamo a vedere se si migliora. Niente, forse solo Diablo. Lungo Zalex, non prende taglio, si salva ma si sposta perché arrivava Gian che fa terzo. Diablo purtroppo ha girato e quindi Edo rimane in pole position davanti a Diablo, Gian, Tarben, Cormag, Daniele, Asterix, discreto il presidente e Siccio. Lanza un'ottima undicesima posizione. Dudigno, Minnesota, Emanuelson, Kill, Irwing, Gelsomino, Marco Breno, Zalex e Mafrino. Questa chiudono la gara, tutti i piloti in 1:04, quindi ci sarà da divertirsi. Poi con le condizioni meteo che sono previste per questa gara, le emozioni non dovrebbero mancare. Puoi mettere Olanda pista di casa del vincitore F1 reale? No, perché Olanda si farà in una delle prossime gare di qualificazione, che casualmente sarà quella dove correrò anch'io, ma sarà un caso, non è fatto sicuramente apposta, non è volutamente fatto apposta, per niente. Mentre con le immagini di Edo, sì, abbiamo visto Gian, secondo me, solo che era nel giro anche, credo, non mi ricordo su chi era on board, con Zalex forse, fare un sondaggio, domani, domenica ci sarà Belgio, così non arriverò nemmeno tra i primi 10, no. Poi fidati che per te è più facile farli in Belgio che qua, secondo me. Ringraziamo Modesto che ci sta raggiungendo proprio per la partenza del GP d'Austria. Le nuvole si affacciano tra le Alpi. Buonasera Recital.
saluto da lavoro, quindi il cane è uscito anche stanotte, domenico. Le nuvole che si affacciano sulle Alpi austriache, tutti dovrebbero partire di gomma rossa davanti. Buonasera Modesto, buonanotte, buonanotte, buonanotte Modesto, buonasera Napoletano. Immagino Recital mentre sta per partire la gara, questa per partecipare, punto esclamativo Discord, si accende i semafori 4, 5 allo spegnimento di via del Gran Premio d'Austria che scatta adesso con ottimo spunto da parte di Edo Diablo, migliora leggermente la sua partenza però viene infilato lo stesso da Tarben che prova a infilare anche Gianni, passa curva 1 dietro una Williams, arriva un po' lunga e lontana dietro Cormac. Mentre dietro tutto abbastanza regolare, soltanto Reto è arrivato molto aggressivo a curva 1, ma si è preso la quinta posizione ai danni di Cormac, mentre Daniele è attaccato col presidente, dietro arrivano staccate furibonde, un po' di tamponamenti, ma come detto nulla di particolarmente evidente, con qualche perdita di trazione con Siccio Kiel e Emanuelson, Lanza e Minnesota, con Minnesota attaccato. Ah, Emanuelson ci prova all'interno e passa Minnesota, vediamo se ne approfitta anche Lanza alle loro spalle. Per ora no, rimane dietro. E quindi la partenza che è filata via liscia senza particolari problemi con Edo che ha difeso la prima posizione, aiutato anche dall'ottimo spunto di Tarben che si è preso la seconda posizione partendo dalla quarta, infilandosi tra Gian e Diablo. Grande partenza anche diretto con una staccata, appoggiandosi leggermente a una delle due asse, in questo momento non ricordo se è quella di Cormac o quella di Daniele. Poi Asterix, Daniele, Big Chief e Dudin chiudono la top 10 con Siccio, Kiel, Emanuelson, Minnesota, Lanza. Però ora rimane tutto il gruppetto attaccato con il solo Zalex, leggermente staccato, Skoda Kiel ed Emanuelson ci prova, bandiera gialla, Lanza a curva 1, prima vittima di curva 1 e quindi Lanza sarà costretto al pit. Cosa vuole? Cosa vuole? Cosa vuole? Qui davanti abbiamo battaglie con Dudigno che ha passato il presidente, ma il presidente forse non ci sta. Vediamo se ci riprova. No, per ora è troppo distante. Arriva! Inchiodato. Di chi si deve qualificare? Chi ha. Te l'ho già fatto. Quante volte lo devo fare? Edo, Tarben, Asterix, Daniele, Dudigno, il presidente, Siccio, Minnesota, Kiel, Irwing, Manfrino, Marco Beno, Zalex e Lanza. Questi sono i piloti che si devono qualificare. Edo davanti, giro veloce, riesce già a staccare Tarben di un secondo, quello che serve per toglierlo dalla zona DRS, che è stata attivata ma Gian, curva 1! Curva 1, Gian adesso deve rimettersi in pista. Mentre si gira anche Minnesota, proprio in curva 1, che sta facendo già le sue prime vittime. Incredibile, incredibile. Con Gian che è sceso in 17ª posizione. Gelsomino attaccato da Manfrino, arrivano lunghi tutte quante le Ferrari e Marco Breno ne approfitta con Manfrino che finisce letteralmente burro. Ma qui vola via Marco, colpito letteralmente dalla Ferrari Piove, di Kiel. piove, piove. Ah, piove, ecco i motivi delle uscite di pista. Sembrava strano, fossero impazziti così di brutto. Ma è la pioggia, che però è molto leggera, però c'è, è iniziata sul circuito austriaco con Tarben che è tornato sotto il secondo, 7 decimi, 9 decimi, zona DRS però, Diablo senza benzina e senza ERS dopo 4 giri, iniziamo bene. La tiene, la tiene, la tiene, così come la tiene Reto, ai box Gelsomino, così come credo Marco, senza completamente la, anche Manfrino ai box, Marco no, mentre si è girato ancora Gian, curva 1, continuano i problemi, con Marco che passa, Gian scende in 17ª posizione. Con una botta che ma è successo qualcosa di strano. Mentre Daniele passa Asterix, mentre la pioggia aumenta di intensità. Vediamo se dietro qualcuno ha provato un'intermedia. Sì, Gelsomino e Manfrino anticipano. In queste condizioni la vince sempre il Big Chief. È un bravo analista delle situazioni. Vedremo. Sicuramente Kiel. Ecco anche il motivo della scodata di Kiel su gomma gialla. Con le prime gocce, Non lo so, sicuramente.
Sembra un falso. Per ora si continua. Diablo prende già i primi 3 secondi. E i primi 3 sono tutti in zona DRS. Anche se quantità di hertz limitata per tutti, tranne che per Edo, che sembra in gestione per ora. Curva 1 che regala ancora emozioni, no? Irwing box. Mentre Diablo! E forse l'ha regalata, sì! E Diablo a muro! E Diablo a muro, curva 1. E Asterix l'ha colpito, forse! Mentre Cormag passa Reto in curva 3 e si prende la terza posizione. È una gara che sta lasciando colpi ancora. Reto adesso con DRS prova a riprendersi la posizione con Corrado, che è costretto a cederla. Anche se la quantità di S è maggiore, ma l'intensità della pioggia si fa sempre più intensa con Irwing, che è il primo dei piloti con gomma intermedia, che è in 14ª posizione. La gara inizia adesso con anche Lanza, che però la gomma hard, vedremo se anche lui andrà in box. Faticano, iniziano a faticare i piloti davanti. Vediamo se Edo va in box. Edo davanti, Edo box box. Edo box, Tarben continua. Tarben continua mentre Reto continua anche lui. Corrado box, i due ass. Box insieme con Daniele che rallenta, giustamente Dudigno prova a passare, ma deve rimanere dietro. Tutti i box, i piloti dietro, anche Manuelson, arriverà anche Asterix e arriverà anche Diablo, credo, costretto anche per l'incidente a scendere. E anche Gian che ha preso anche 3 secondi, gara da ricostruire. Credo scelta azzardata quella di Tarben e Reto, un giro di troppo forse. Forse un giro di troppo, vedremo. Vedremo, sì, DRS disabilitato. Un giro di troppo per Tarben e Reto. Così come per noi, Diablo è rientrato. Gian è rientrato anche lui, quindi la gara si riazzera leggermente, non nei distacchi, ma nelle strategie. Con tutti che tutti devono passare a gomma intermedia. Stanno perdendo Reto e Tarben. Credo che Edo possa trovarsi in prima posizione con un buon margine. Dopo le soste, e Cormac Duding e il presidente, che hanno una grande opportunità su Reto, ma anche su Tarben, di prendere la posizione, anche se Tarben si è difeso alla grande in questo giro. Adesso che entra in box, ha aumentato il suo vantaggio su Reto, portandolo a 5 secondi e 3, con Reto che sembra leggermente più in difficoltà. Rientra adesso in box, ma Edo sta già arrivando come un treno per riprendersi la prima posizione. Lancia 1. Reto box, ma cosa fa l'aggiornamento, quello scritto. Edo si riprende la prima posizione. Corrado dovrebbe addirittura salire in seconda, approfittando un po' delle sfortune altrui, un po' anche della buona partenza. E sale adesso, no, perché forse Tarben è riuscito, Tarben ce la fa, è riuscito a difendersi in Minnesota, si è girato 3 secondi. Tarben riesce a difendersi per poco su Corrado, che è salito in terza, Duding in quarta, il presidente in quinta, in lotta con Reto e Siccio, che Siccio però ha già messo in temperatura le gomme. Attenzione, c'è un quartetto con Reto che si butta dentro in curva 3, il presidente la prepara per l'incrocio, vuole uscire meglio, infatti esce meglio di Reto, che aveva una traiettoria più stretta. Uscita complicata, il presidente torna davanti, anche se anche Siccio è uscito bene, si è aggiunto anche Daniele, ed è lotta 4 con Kill, che si vuole unire anche lui alla battaglia. Potrebbe essere una bagarre 5, problemi in uscita per Siccio con Daniele che esce leggermente meglio, ma non riesce. Reto rimane francobollato al presidente, questo trenino. Quinta, sesta, settima, ottava e nona posizione con anche Kill. Non ci saluta anche Kill. Non ci saluta, ma perde tempo. Rimane dentro Kill. Mentre dietro la rimonta di Gian è iniziata, così come quella di Diablo. Per ora in 13ª e 14ª posizione, in attesa magari di una safety. Mentre davanti Edo gestisce particolarmente bene il suo vantaggio di 4 secondi e 7 su Tarben. Dietro distacchi di 2 secondi tra Cormac e Dudin. E poi questo gruppetto tirato dal presidente, ricordiamo che sul bagnato diventa già più complicato rispondere. Reto ha anche il tempo di scrivere un messaggio mentre alle spalle del presidente. Ma la pioggia sta calando di intensità o siamo a me, presidente? No, sempre solo a te, sempre solo a te. Al momento la situazione è stabile. Le previsioni? Pioggia leggera. Pioggia leggera. Perché iPhone ha un ritardo? No, ma non è l'iPhone, sei te che è in ritardo generale. No, tutti e due si completano.
No, comunque non lo so, sinceramente, a parte gli scherzi. Sì, lo streaming di Apple è molto 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 più lento rispetto a quello di Android, soprattutto su No, telefono, non Daniele! so, su No, computer. Daniele! La tiene. Sinceramente questo non lo so, sono il presidente, mentre bandiera gialla non ha problemi per una Ferrari, credo che sia quella di Mafrino, che purtroppo si riprende adesso la marcia in curva 3, gara no per ora per il pilota, così come per Lanza che ha fatto un'ottima partenza. Poi c'è Minnesota in ultima posizione, doppiato in questo momento da Edo, quindi gara complicata per lui, bandiera gialla, problemi credo per Marco Breno purtroppo. Sopravanzato adesso da Gelsomino, mentre qui nel gruppetto da 5 vuole tornare sotto anche Irwin, anche se un po' distante. Il presidente è in un ottimo ritmo, distacco simile sempre da Dudigno. Anche Dudigno ha un ottimo passo perché tiene Cormac sempre a 2 secondi e mezzo, ma più o meno tutti hanno lo stesso passo in questo momento, con acqua che inizia ad alzarsi dalle retroteni delle vetture. Quando stiamo entrando nel decimo giro, dietro Marco, fine passato anche da Mafrino che risale quantomeno in sedicesima posizione. Gian sta cercando di spingere, però vediamo che il distacco però rimane sempre intorno a quegli 11 secondi da Diablo. E Diablo sta provando a rientrare sul primo gruppetto, quello guidato da Irwing, seguito da Asterix Emanuelson, che segue a 7 secondi il gruppetto principale. Rubate almeno 5. Bandiera gialla, problemi ancora per Mafrino. Problemi per Mafrino mentre sta arrivando Edo. Occhio con Edo che passa. Sta arrivando anche Tarben, che però ha già il doppiato davanti al suo compagno di squadra, che gli dà comunque un po' di scia alle sue spalle. Corrado che mantiene però un ritmo costante, che gli consente di rimanere in terza posizione davanti a Dudigno. Presidente con Reto, che sembra intenzionato ad attaccare il presidente, si fa sempre più minaccioso con questo gruppetto, con Daniele intanto che ne approfitta per passare Siccio alle spalle di Reto, e ora arriva anche Daniele alle spalle. No, sono tanto stanco. No, come stanco il ragazzo, lavorato. Bandiera gialla, attenzione che c'è una Ferrari davanti a voi con dei problemi, mentre arriva B presidente, seguito da Reto. Lanza 3 secondi di penalità, bandiera gialla perché non c'è nessuno che è morto. Presidente scappa, seguito da Reto. Mamma mia, tostissimo guidare in queste condizioni quando c'hai due al posteriore. 2 al posteriore. Reto la tiene, bandiera gialla ancora e ritiro da parte di Mafrino ai box. Gara no purtroppo. Il presidente che sembra riprendersi e difendere meglio la quinta posizione, con in questo momento Daniele che sembra più vicino a Reto. Ed è Daniele il pilota che sembra intenzionato a prendersi la posizione. È sempre molto vicino Daniele. Il presidente invece, come Skoda, con anche Siccio con qualche problema, seguito da Kill. Ma questa è la lotta un po' per le posizioni che contano per la qualificazione, considerando che dei piloti davanti nessuno è qualificato. Edo non è qualificato, Tarben non è qualificato, Cormag è l'unico pilota qualificato, quindi Siccio per ora chiude la linea, ma è Kill che lotta per entrare anche lui. Quindi sono tutti lì i piloti che stanno lottando, la bagarre è qui, con Siccio che chiude il trenino dei qualificati, considerando la presenza solo di Corrado tra i primi, tanto penalità per Irwing. Nel recupero dietro Asterix ha passato Emanuelson e Irwing, adesso tira lui e stanno recuperando 6 e 7. Diablo si sta avvicinando a loro, così come Gian, vedremo se riusciranno poi con il proseguo della gara magari a recuperare ancora grazie all'intervento magari di qualche safety. Qui Reto, qualche problema in curva 3 con Daniele seguito da Siccio. C'è la pioggia che continua. Vinci, leggilo, almeno si carica tanto, sta ascoltando la live. Discreto, mentre proprio si stava sentendo inneggiato, forse a un leggero sovrasterzo. Presidente
però anche Daniele è costretto a rallentare con il presidente che riesce a prendersi un secondino di vantaggio, lo piazza tra sé e Reto in caso anche di ritorno del DRS. Mamma si mia. Mette al sicuro con Reto che rimane lì, sì, c'è molto vicino a Daniele, perso un po' di tempo Kill, che però è sempre lì in questa gara di gruppetto. Irwing, 3 secondi di penalità. Te sei malato. Vabbè, adesso hai scoperto. Malaca. 9 secondi per Irwing, 3 per Diablo, 3 per Gian. No, 15 per Irwing, 14 per Irwing. Credo arriverà anche il ritiro, forse. Sì, infatti. 3 per Gian, 3 per Gelsomino, 3 per Lanza, 5 per Minnesota. Con un giro la Zalex. Lanza e Minnesota, speriamo che magari... Adesso no però, presidente, adesso ha smesso di piovere. Ora ha smesso. Presidente, ha smesso. Ha smesso, attenzione. Proprio quando Irving è andato... Quando Irving è andato a ritirarsi ai box con la bandiera gialla che continua, perché ovviamente c'è il bot che si sta ritirando. Qui forse l'intensità della pioggia nell'ultimo settore è ancora maggiore. Con Edo che alza un po' d'acqua, però passa con 1.13.0.75, vediamo Tarpen alle sue spalle, 1.13.272, arriva Corrado invece, 1.13.3, un delitto. Non so dove, ma c'è stato un delitto, della minimappa. Un delitto del barlume, presidente prende margine con box per Minnesota. Gian che è arrivato alle spalle di Emanuelson. E forse qui è stato il morto, perché Asterix e Manuel sono stati passati da Diablo. Con Diablo che si sta recuperando moltissimo su di voi, è già a 7 secondi. Un po' più distante invece Gian, che però potrebbe sempre rientrare in gara grazie al suo ritmo. Voi siete adesso in curva 3, loro sono passati ai box. Con Reto che potrebbe approfittare a breve del DRS per riprendersi la posizione. La bomba di Minnesota? Gomma di Minnesota è rossa. Gialla per Emanuelson. Però l'acqua si alza, è presto, è presto. Con Daniele che passa a Reto. Mentre Siccio è un po' più staccato. E ora sarà Daniele dietro il presidente a provarci. Buonissime le gare di Edo, Darben, Cormag e Dudigno. Che sono intervallati più o meno tutti dallo stesso distacco. Andiamo a vedere anche che fino a Zalex ci sono i doppiati, l'ultimo pilota, Reto box. O questo giro o il prossimo. Forse ancora presto, le temperature delle gomme possono dirci se... Completamente verdi. E allora ancora presto, non si stanno surriscaldando. Box per Reto, gomma gialla. Passa anche Gian sul traguardo. Mentre Diablo vola ancora, recupera un altro secondo su Kill, il presidente attaccato da Daniele, con Daniele che prova l'incrocio e passa. Il presidente deve cedere la quinta posizione, col sole che inizia a uscire, però credo che questo sia il giro giusto. Però con acqua ancora che si alza, quindi attenzione, bisognerà vedere sempre le temperature, con Edo che continua. È anche buono portare più lungo avanti possibile questa intermedia per addirittura montare una rossa e eventualmente arrivare fino in fondo. Ogni giro in più con questa gomma intermedia è però DRS abilitato, con box per Dudigno. Dudigno che è passato proprio in quel momento, rientra in box così come Daniele, così come il presidente, così come Siccio, così come Kill. Rientrano tutti insieme i piloti in lotta, occhio ai tamponamenti. Tutto a posto. Arriva Diablo che è rientrato in box anche lui e sta arrivando anche Gian. Mentre sta arrivando Reto che era il primo dei piloti che era rientrato in box. Vola Reto. Mentre sono tutti in box e forse Reto li passa tutti. Mentre sta uscendo in questo momento Daniele. E Daniele è davanti anche Big Chief. Si salva il presidente. È davanti. E davanti il presidente si salva sul Reto. E adesso avrà il DRS di Minnesota che è doppiato. Che purtroppo la sua gara la vedo molto complicata in questo momento. Costretto a cedere le posizioni su tutte con Siccio che ha passato. No, è rimasto in posizione Kill.
e il diavolo abbia recuperato tantissimi a 4 secondi e mezzo. Questo giro in più per Edo, Tarben e Cormac, vedremo se verrà pagato, ma non credo. Gian è salito in undicesimo, Asterix dodicesimo, Emanuelson, Gelsomino, Marco, Lanza, Zalex e Minnesota che però è più staccato, mentre Edo esce adesso dai box alle spalle di Marco. Quindi Marco potrebbe essere il prossimo doppiato, sì, eccolo qui subito effettuato da parte di Edo. Adesso sarà sempre più complicata la gestione per i piloti doppiati, con Dudigno che ha recuperato tantissimo su Corrado. È solo a un secondo e sette il giro in più fatto da Corrado, qualcosa l'ha pagato. Un secondo e sei, vedremo adesso se anche ci sarà difficoltà nel mettere in temperatura la gomma da parte di Corrado, anche se non sembra in questo momento. Mentre Reto, curva 3, iniziano il gomma a gomma col presidente. DRS adesso per il presidente, che lo sfrutta tutto, prende la scia della Williams, prende l'interno e passa già prima del punto di staccata. Si prende la sesta posizione con bandiera gialla, si è girato Minnesota. No, si è girato Tarben, non è Minnesota, si è girato Tarben, occhio, mentre Dudigno, no, mentre arriva, sì, Dudigno che ha passato Lanza, è volato via un pezzettino, ma Dudigno ha ripreso Tarben, che vedremo se non ha subito particolari danni, mentre Daniele sembra prendere leggermente il largo dai piloti che erano in sua compagnia in precedenza. Il presidente sfrutta adesso il DRS di Zalex, utile il doppiato in questo momento per tenere Reto tranquillo, ma dietro ci sono sempre, e non ce li dimentichiamo, Reto, Siccio e Kill, con Diablo che sta arrivando senza benzina, però è la safety che non esce, così come, no, invece no, Gian ce l'ha però un po' più distante. Bandiera gialla settore 2, niente, finta in curva 3. Diablo, no, e Kill, contatto, tamponamento. Kill ha perso, no, Diablo ha passato Kill e hanno perso 3 secondi. Forse qui il motivo della bandiera gialla, hanno perso 3 secondi, adesso Diablo dovrà ritornare sotto al gruppetto guidato dal presidente. Reto Cordolo, la tiene ma perde la posizione su Siccio e Siccio sale in settimo. Reto che finisce lungo, ci ripassa davanti Reto, ma adesso il DRS ce l'ha Reto, ma dopo ce l'avrà Siccio, però questo favorisce il presidente che si riesce a togliere dalla zona DRS e scappa via. Reto, penalità, tagliato tanto curva 1, si allungano con Siccio, si butta dentro, si fa vedere, ma vuole il DRS ancora e ce l'avrà. E lo prepara adesso in curva 5. Due dei protagonisti 5. Della divisione 2. Sì, quindi continua la battaglia tra i due piloti. Non è il mio turno. Pista che si sta riasciugando, quindi parentesi breve del bagnato, bandiera gialla settore 2, problemi, no, sono doppiaggi con Minnesota che anche una leggera collisione con Zalex. Gara no, sfortunatissima. Siccio però non riesce in questo momento, non passiamo in 21. Adesso con spazio c'è, cioè, Diablo giro veloce, sta arrivando come un fulmine su Siccio e Reto. Più complicata la rimonta dei piloti davanti, con Siccio che ripassa e Reto, vediamo se adesso studia contro sorpasso preparandolo in curva 3. Siccio prende l'interno, usa l'ERS e ce ne ha a differenza di Reto, e dovrebbe tenere la posizione. Adesso il compito per Siccio sarebbe quello di, con chi parli? Compito di Siccio sarebbe quello di cercare di distaccare Reto, ma è complicato. Edo giro veloce 1.5.442. Sta volando. P5
pilota Aston Martin, con Colmag che ha migliorato sensibilmente il ritmo rispetto all'intermedio, perché riesce a staccare maggiormente Dudingo e addirittura riesce a tenere Tarben fuori dalla zona di RS 1 e 3 per tenersi la seconda posizione, mentre dietro comincia la rimonta di kill di Gianni e Diablo, con Gianni che sale in decimo, anche perché kill rientra in box, forse riveritivo per kill, mentre Diablo con Reto e Siccio, con Diablo che passa all'interno di Reto e si prende l'ottava posizione. Ora arriva anche su Siccio e poi arriverà sul presidente. Edo mi sembra il pilota più veloce in pista, più veloce stasera. No, sta andando forte, però ti dirò che anche Diablo e Gian hanno buon passo, perché da dietro stanno rimontando forte. Problemi ancora per Minnesota, credo. Era una Red Bull, ma questa volta credo fosse Minnesota, anche perché Tarben segue come un'ombra Cormac, così come sta facendo Diablo su Siccio. Però non so, Diablo un po' lungo, però si salva. Non so Diablo se senza safety riuscirà a arrivare al traguardo. Siccio quasi si sposta con DRS, però che non c'è, c'è adesso, forse per la bandiera gialla, non lo sappiamo. Daniele ha perso tantissimo. No, ha passato Dudigno. Daniele ha passato Dudigno, che forse ha commesso un errore, con Dudigno che è sceso tantissimo. Il presidente lì a 3 secondi e mezzo, mentre Reto in lotta con Siccio, mentre Diablo è già passato. Reto ne ha approfittato anche lui per passare Siccio, con Siccio che si ributta dentro e ruota a ruota con Siccio che se la tiene, mentre c'è Minnesota che fa passare tutti. E all'interno Reto prova a tenere la posizione di forza, ce la fa Reto. Bellissima lotta tra Reto e Siccio, molto aggressivi entrambi. Ancora Siccio che prova a ributtarsi dentro nelle ultime due curve, anche per manovra di fastidio ai danni di Reto, che non avrà il DRS di Diablo, quindi può riprendere la sfida tra i due. Diablo è passato e ora sta per giungere al presidente, mentre c'è bandiera gialla, ma credo sia Minnesota. Già hanno 3 secondi ancora di penalità, credo che arriverà il ritiro anche per Minnesota, che prende anche 5 secondi ai box e si ritira. 4 ritiri ai box. Con Siccio e Reto ancora in lotta, Siccio che si butta dentro in curva 3, Reto che prova nuovamente l'incrocio, avrà nuovamente DRS, parità di Hers, e Reto si riprende l'ottava posizione. Continua questa bagarre, mentre tra un po' ne vedremo un'altra con Daniele, che per ora si tiene la posizione su Dudigno, che sembra essersi ripreso, mentre Diablo arriverà alle corde, alle spalle del presidente, e vedremo la bagarre per la sesta posizione. Lanza 3 secondi. Lanza muro davanti a Lanza! E forse questa è safety? Safety car! Gara che si azzera. Non contento Edo, che ormai stava dominando. Incontrastato. Quando è uscito il sole. Quando è uscito il sole, attenzione ora. Con Gian che ne approfitta subito. Monta gomma rossa nuova. E quindi questo indurrà un po' gli altri a pensare, perché comunque alle loro spalle ci sarà Gian con gomma rossa. Se sarà possibile, sdoppieremo Gelsomino, che già ci prova. Ma c'è il Fantaghost, perché è partito? Gelsomino che va ai box e si sdoppia, passando Edo ai box. Vediamo invece chi c'è. Zalex e Marco che continuano per sdoppiarsi e magari fermarsi al giro successivo, appena si accoderanno alla safety. Box per tutti davanti, e quindi sono tutti a pieni giri con nessun pilota doppiato. Questo è anche una buona Lanza che fai. Lanza l'ha persa. No, Lanza, dai.
tutti ai box, tutti gomma rossa nuova, gara che praticamente serie a zero assisteremo a questa mini sprint race. Retto, ok, perfetto, non avevo visto gialla. No, sono, sì, tutti gli unici che hanno la gialla sono Marco e Zalex, che non si sono fermati per sdoppiarsi. E forse potrebbero rientrare adesso. Andrebbero ad avere il margine. Si stanno costruendo il margine, considerando che voi siete dietro safety. Per rientrare in box, vediamo. Se Marco rientra in box adesso, sì, ovviamente. Marco ce la dovrebbe fare, ho qualche dubbio su... Ah no, ma Zalex... Ah no, Zalex non si ferma. Il problema di Zalex è che ha già un giro, è già doppiato Zalex, quindi niente. Mentre Marco ce la dovrebbe fare, sì sì sì. I due posti per la fase finale, quelli me li tengo io. Vabbè... Sono la mia scelta. Sono la mia scelta. Te l'ho detto. Ma poi l'ho anche scritto. Cioè che voi leggete a metà le cose. Ho anche scritto che due posti me li tenevo. Per le mie... In caso... beh, ma è difficile. In tasca. Mentre Diablo col presidente... Sono andato lungo. E Diablo si prende la posizione. Se vai sull'erba, Diablo, se vai sull'erba ti passo. 3 secondi per Daniele, 9 per Diablo, sono tanti. 3 per il presidente, 3 per Retro, 0 per Siccio, 6 per Gian, 3 per Asterix, 3 per Emanuelson, 9 per Gelsomino, 3 per Marco, 3 per Zalex. Ma per Zalex gara praticamente terminata. Diablo si fa da parte, ridà, restituisce la posizione al presidente. Questo è un fair play, ragazzi, imparate. Gian scarsissimo. Imparato. Stessa cosa. Vabbè, non è scarsissimo. Ti sei girato solo 2 volte in curva 1. Sfigato. Tutto qua. Cordolo. Il problema adesso sono i 6 secondi di penalità. Che in questa mini gara di 10 giri. Che dovrebbe ripartire al prossimo, credo. Perché arriveranno Marco e Gelsomino. Che quindi potranno... Allora, c'è un recap. Allora, Cormac è già qualificato. Quindi ci abbiamo Edo, Tarben, Daniele, Duding, il presidente, Diablo e Reto sono già dentro, Siccio e Asterix, perché anche Gian è già dentro. Vabbè, ok, ok. Ho sbagliato sempre il giro. Speriamo non piova più per Reto. Ma in fondo non è che ha sbagliato, cioè sono uscito leggermente davanti. Sì, sì, infatti, bene o male avete preso tutti quanti bene la scelta, dai. Anche perché la pista ha aiutato molto, nel senso che dava segnali abbastanza... evidenti, sì, sì. È stata magnanima. Ed Edo, si vedrà. Si è merutto carico. Tallonato in questi ultimi giri. Andiamo a vedere se Diablo ha recuperato benzina. Sì. Quindi si salva. Si salva grazie a questa safety. A questa gara sprint adesso. E la gara riparte. Diablo. Arriva quasi al tamponamento del presidente, una frittatura. Siamo quasi pronti alla ripartenza con Edo che la guiderà. Ok, da tolto adesso. Zuding è pronto alla partenza. Così come Edo. E vedremo la longboard di Corrado quando Edo darà il via. Potrà darlo quando vuole la safety rientrata. Edo per ora ancora no, finta. Scalda le gomme ancora. Vuole partire proprio sull'ultima curva?
No, neanche tatti, sull'ultima tatti curva. Sì, sì, parte adesso Edo. Vola via Edo subito. Con Tarbell molto vicino a Corrado. Vola via Edo. È detta così dietro il presidente con Daniele. E Diablo che si fa vedere ma non passa. C'è anche Reto che è vicinissimo. In curva 3 a cannone Reto. Sì, Reto! Dentro anche il presidente. Però passa Diablo. E adesso c'è Dudigni attaccato dal presidente Reto. Con Diablo forse addirittura sorpreso il presidente all'interno di Dudigno. Vediamo adesso in trazione Dudigno, qualche problema, viene passato dal presidente anche da Reto. Presidente di quinta, Reto in sesta. Dudigno è sceso in settima, ma avrà il bonus delle penalità che non ha. Reto qui forse avvertimento. Il giro in safety con l'IA. L'ha pagato forse Dudigno con le gomme non in temperatura e si è vista in questa ripartenza. Con anche Diablo intenzionato ad attaccare Dudigno, sì, ce la fa. E passa anche lui Dudigno, Dudigno che ha perso tantissime posizioni dietro Siccio. In lotta con Gian. Gian staccato una in curva 1, occhio al cordolo stavolta, gli salta un'altra volta sopra. E si gira Gian, nuovamente curva 1. Per entrare dentro mentre Siccio in lotta con Asterix che ne approfitta. E davanti Reto, che ripassa il presidente. E Diablo alle loro spalle. Davanti sta scappando il quartetto con Cormac che ha preso anche lui penalità. Arriva Diablo, stacca veramente profondissimo. Adesso esce meglio in trazione, vuole passare qui il presidente, non c'è spazio. Non c'è spazio qui, quindi si deve far vedere. Si fa vedere all'esterno, si fa vedere un po' all'interno, si fa vedere un po' all'esterno, si fa vedere un po' all'interno. E si è francobollato al retroteno. L'Aston Martin del presidente, che però avrà comunque il DRS dal prossimo giro di Reto, utile per la difesa. Ecco il DRS che si abilita, ma Diablo sembra intenzionato a provarci qui in curva 1. Sembra provate, vediamo chi dei due molla. No, stavolta Diablo rimane dietro, ma avrà comunque il DRS il presidente, perché davanti c'è Reto e quindi rimane dietro con Dudigno, anche che ritorna sotto portandosi dietro Asterix, Siccio, Gelsomino e Marco un po' più staccati, ma stanno rientrando anche loro grazie alle bagarre qui davanti che vedono tutti coinvolti, con Daniele che si è un po' staccato dai primi ma ha preso margine dal gruppetto dietro, con Tarben che deve provare in tutti i modi ad attaccare Corrado per provare a riattaccare a sua volta anche Edo, oppure sperare in una penalità, mentre Diablo questa volta passa sul presidente e si prende la sesta. E ora proverà ad attaccare anche Reto, anche se avrà tanti secondi da scontare. Diablo ci vuole provare già qui. Rimane incollato, si accende la spia del DRS. Assente per Reto, ma anche per Diablo, che avrà solo il DRS a disposizione. Col presidente vicino potrebbe approfittarne anche lui. Diablo è vicinissimo qui in curva 1, lo vuole preparare per curva 3, il sorpasso sì, ma in uscita di curva 1 Reto vola via, prende leggermente margine, ma qui è potentissimo, poi usa anche l'ERS, Diablo si prende la posizione di anche il presidente all'interno di Reto e passa, adesso avrà il DRS di Diablo per difendersi dal contrattacco di Reto, mentre Tarben passa Corrado, sembra quasi scelta strategica da parte di Corrado, lasciare passare Tarben, magari indurre alla lotta entrambi i piloti davanti che possono prendere così penalità, mentre Diablo cercherà di andare a riprendere Daniele che è distante 1,5, trainando dietro di sé tutto il gruppo, dove i piloti senza penalità potrebbero fare la differenza. PC della 4. I primi tre volano comunque via, prendendo margine. Daniele si vede sempre più vicino a Diablo, un secondo e due, tre decimi per entrare in zona DRS, mentre dietro il presidente adesso potrà sfruttare il DRS per rimanere in scia a Diablo. Diablo 1 e 2 e credo che sarà il prossimo il giro, il momento dell'aggancio da parte di Diablo ai danni di Daniele. 1 e 2, ma è il settore centrale quello dove Diablo
esprime maggiore ritmo. Vedete dietro il serpentone Emanuelson, che rimane un po' attardato. Consiccio, che per ora difende la decima, che credo gli consentirebbe di accedere alle fasi, alla fase 2, con Reto molto vicino al presidente. Dietro anche Siccio, Asterix un po' più staccato di Emanuelso, mentre i primi tre ormai si sono ricompattati e qui hanno ripreso Daniele con Diablo, che è riuscito a prendere la scia. Il presidente è riuscito nel compito di rimanere in zona DRS di Diablo prima che lui scappasse. Adesso può anche lui riaccodarsi a Daniele in lotta per la quarta posizione, anche se le penalità qui la faranno da padrone, con Diablo che perderà tantissimo a meno che non riesca a scappare in questi ultimi 4 giri. Bandiera gialla, problemi ancora per Gian, curva 1 che si ritira, dovrà rivedere. All'interno Diablo di Daniele, di forza si prende la posizione, ma esce male con Daniele che prova a riprendersi la posizione. Sono appaiati adesso Daniele all'esterno, ma deve lasciare. Ma adesso avrà lui, ha una quantità di ers maggiore rispetto a Diablo. Il DRS qui quasi a portata di mano, con Diablo che si sposta all'interno per non dare la scia. Ma rimane lì Daniele a 5 decimi. Non era comunque... No, Daniele, 3 secondi! E qui quello che ride gongola, presidente. Anche se Reto non molla. Reto non molla, si è ritornato sotto al presidente, portandosi dietro anche Dudigno e Asterix. Dubito. Daniele ripassa su Diablo, che però prepara adesso la curva 3. Incrocio, uscita, DRS. Bene però Daniele, bene Daniele. Presidente! Dai, guarda, che litiga! Cos'è? Che litiga con le penalità! E Diablo si ributta dentro in curva 4 e si riprende la posizione. Ma Daniele si riaffianca nuovamente e sono nuovamente appaiati. Mentre davanti però non è finita davanti, perché Tarben ha ripreso Edo e ci proverà in questi ultimi due giri. Più ers Tarben, penalità per Diablo pesantissima, sono 12. Scalerà indietrissimo, considerando che sono tutti uno dietro l'altro. Tarben è pronto a meno due giri per cercare di prendersi questa vittoria. Anche più ers, sì più ers, se lo tiene tutto per l'ultimo giro. Però Tarben se lo tiene tutto per l'ultimo giro, sembra intenzionato a non provarci qui. Vuole rimanere per ora alle spalle della Aston Martin di Edo, però rimane lì a due decimi, sempre più vicino, mentre starà per partire l'ultimo giro. Dietro Daniele, Diablo ancora in lotta con Daniele all'esterno, che questa volta si riprende la posizione su Diablo. Dietro il presidente, nel solito compito di mantenere la zona DRS dei due piloti davanti. Contatto tra Diablo e Daniele, col presidente che stava sperando. No presidente, no, non la butti al muro. Ho provato fino all'ultimo, ma poteva lasciare. E adesso Tarben ci proverà, ha tutte le carte in regola per provarci in curva 3. DRS, ers, sì, Tarben ci prova ed è un fulmine, studiata benissimo. Sorpasso semplice, vediamo se avrà un tentativo finale Edo, e lo vuole provare qui in curva 3, però forse arriva lungo e non riesce. Mentre Dudigno passa sia Asterix che Diablo. No, anche Reto è passato Daniele. Anche Reto è passato Daniele, è salito addirittura in quarta posizione Reto, con Tarben che sembra... Daniele che ripassa Reto in curva 4, dietro una gara dove potrebbe addirittura spuntare la Siccio alla fine, che è l'unico senza penalità, potrebbe scalare tantissime posizioni, se non addirittura arrivare in quarta, potenzialmente quarto Siccio. No, però ci sono anche Dudigno, Asterix, c'è tutto da vedere. Mentre qui arriva Tarben che si sta portando a casa, se la porta a casa Tarben vince il Gran Premio d'Austria, seguito da Edo
Arriva Corrado, ottima terza posizione. Arriva Reto che però le perderà. Arriva Reto che le perderà. Reto è quarto. Per ora è Asterix alla fine. Siccio! L'ho detto che era Siccio. Siccio quarto, Asterix quinto, Ludigno sesto, Reto, Daniele, Emanuele, Son Diablo, Marco e Gelsomino. Andando a fare un recap. Ecco, Edo 20 secondi, vabbè. Niente, lo faremo dopo il recap. Iscritto non penso di non essermi mai divertito tanto. No, è stato bello, bello, bello. Dispiace per il presidente. Il presidente ha voluto... Diablo non contento prende 20 secondi di penalità. Così come Edo. Così come Edo. La classifica. Vabbè, diciamo che per entrambi non credo che sono fuori classifica, quindi non ci dovrebbe essere problema. Con Daniele pazzie. Meritati su Diablo. Diablo dietro a Gelsomino. Vabbè, tanto Gelso te sei già passato, quindi... Se si merutto cazzo. Confine. Alla fine. Adesso andiamo a vedere... Poi andrò a fare il confronto di chi ha fatto anche gara 1, dei piloti che sono passati o chi magari al primo tentativo, come Siccio che non c'era la scorsa gara, quindi Siccio al primo tentativo, oppure anche Tarben che non era anche lui al primo tentativo, che la dedica a Kevin. No, no, gli hanno dato 20 secondi in più il gioco per una penalità che non, in realtà non c'è, quindi in realtà Edo è arrivato comunque secondo. E vediamo se riesco a fare un attimo, vediamo dov'è. Allora, quindi abbiamo Tarben, Siccio, Edo, Cormac no perché è già passato, Asterix, Ludigno, questo è un colpo di mortaio, e Daniele, esatto, che alla fine soltanto Corrado dei primi era già passato, quindi i primi 8 alla fine passano con Edo che comunque era negato lo stesso nei primi 8 e quindi tutti credo solo Ludigno aveva fatto il primo tentativo di questi, perché tutti quanti non hanno corso la prima gara e quindi tutti accederanno alla seconda senza neanche penalità di tempo, quindi soltanto Dudigno credo. Noi ci vediamo domani sera con la terza gara, come sempre aperta a tutti, ovviamente daremo precedenza a chi non si è ancora qualificato, quindi mi raccomando, mezzanotte e mezza, non so quale sarà il circuito, vedremo, lo scopriremo domani sera. Detto questo, noi vi lasciamo con il nostro maestro per le strade di Monte Carlo e vi auguro una buonanotte. Presidente è andato, buonanotte. Mi buttano fuori, mi wow. Tommy, che no, venito. Dove sei? Che venito? Già, guarda che mi sta facendo. Dai, dove sei che ci sto aspettando? E come faccio? Guarda la live che mi sta facendo. Aspetta. Dai, c'è smosso Anticlere, dove sei? Non posso! Mi sta chiudendo, guarda. Aspetta, come faccio domaccia. Aspetta, faccio domaccia. Eccoti, ti vedo. Cioè, oio il pischello lì, madonna, dov'è? Faccio. Guarda, non mi fa andare. Mi fa squalificato. Oh, metti il posto a pista. Mettili in posto a pista. Che cazzo stai? Ma dov'è sto Don Cavini? Dove sei? Marco Fois, giorni 9-20. Ma come faccio a difenderti? È impossibile. Vengo da te. Ragazzi. Impossibile, guarda. Dove sei? Ci vengo a difendere. Eccomi. Dove sei? È impossibile. Ma dove sei? Colonna! Un altro poco andavo fuori di Colonna! Dove sei? Ma dove sei? Cari colonna, dove sei finito? Nora!
merda! Dove sei finito? Sto andando fuori, sono sopra il guardrail. Dove sei? Aspetta! Wow. Sono sopra il guardrail. Colonna, esci da lì! Non riesco, raga. Ma come no? Si vedono là, io già me lo immagino, sti bambini che ridono. Colonna, esci da lì, per favore. Sono chiuso dentro otto, sono aspetta,